ad usare nuovi strumenti anche messi insieme, cercare di creare nuove contaminazioni. Musica di genere innovativa oggi non è semplice, perché oramai, soprattutto con le piattaforme di oggi, da Spreaker, dove potete ascoltare Radio Yulm, tra le altre cose, a, non lo so, a YouTube, eccetera, c'è la qualunque, però vedo che va molto oggi la musica cantautorale, Ed Sheeran di turno, so che è molto apprezzato, soprattutto dalle ragazzine, ed è un genere che prende anche a me piace molto. Perché una delle domande che abbiamo concordato era. No, scherzo, però. Qual è la domanda? Qual era secondo voi la musica originale? La musica originale oggi non è semplice, non è per niente semplice, fa molto la disco, quelle cose brutte. Sì, beh, quella che voi ritenete originale. E di originale secondo me ormai non c'è più niente. Cinismo, ok. No, è vero. No, purtroppo le cose belle sono già state tutte scoperte negli anni 60 e 70, secondo me. Poi per il resto è stato tutto un lento declino. Cioè, più che altro sono in pausa, secondo me. Non si deve ancora cercare quel genere tipico forse del nostro tempo. Nei momenti di appiattimento culturale come quello che stiamo vivendo, è chiaro che anche la musica vive questo momento di appiattimento, sì, proprio sì. Brutto. Potresti pensare a Mozart oppure anche all'ultimo dei pionieri digitali, però secondo me qualsiasi musica che porta un'innovazione, un'idea che riesce a essere tradotta in un'emozione musicale è sicuramente innovativa. Perciò se comunque sei abile con le note a trasmettere quello che il tuo cuore, la tua testa riesce a avere come idea originale, sicuramente è sempre innovativa. Quindi secondo voi qual è la piattaforma più adatta per ascoltare queste? Diciamo che ormai noi scarichiamo tutto pirata, quindi non è che sì. C'è. No, no. Pirata molto legale. Comprate i CD. Viva i diritti d'autore! Esatto, no, vabbè, io sarò antico ormai, ma YouTube per me. Anche perché puoi vedere anche. Anche i commenti sono molto divertenti riguardo alla canzone, cioè io mi leggo sempre 50 commenti per dire. I primi, perché... Esatto, per me YouTube, io rimango YouTube perché mi piace anche vedere. Quindi noi siamo per la radio, però la radio vista. Quindi vi occupate di radio. Fino ad ora sì, per ora Radio Yulm, Only Yulm, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30. Non siamo manco più conduttori noi, però facciamo, ti ho dato una spallata. Sì. Però. Dove si trova secondo te il futuro della musica digitale? Allora, io mi immagino in Nord Europa, ma non so dirti. Beh sì dai, è un buon territorio quello, sì dai. Sapresti dirmi dei vantaggi per la, di questa digitalizzazione della musica? Questo sinceramente non so se ci sono vantaggi o svantaggi, ma la bellezza è che paradossalmente si trova in parte ancora nella radio, che è un mezzo molto antico ma che non morirà mai, è infinito. Credo che ormai si salta almeno dritta di dritto il concetto che la radio non muore mai, ma è effettivamente vero, perché comunque è il mezzo più semplice per arrivare direttamente al cuore delle persone. In parte si trova lì, e in altro anche nei mezzi di comunicazione moderna che poi si sono affiancati, ma che senza radio perderebbero forse veramente il cuore della comunicazione.